Ritrova la vittoria da 3 punti la Igor Gorgonzola Novara, che dopo il mezzo passo falso nel turno infrasettimanale con il Club Italia deve comunque lottare per 4-7 per avere ragione di una Lardini Filottrano in evidente crescita sul piano dell'intesa e della qualità del gioco d'attacco, sorretta da una scintillante Paola Cardullo in seconda linea e dagli attacchi dell'ex Antivasi Lantonaki, che gioca una gara da grande protagonista con 18 punti personali. La squadra di Massimo Barbolini conferma che nemmeno una Paola Igonu per lunghi tratti e addirittura straripanti, capace di mettere a terra 18 punti nei primi 2 set, può bastare a vincere le partite se la battuta latita completamente e le altre attaccanti non riescono a mettere palla a terra. Accade così nei primi 2 set, il primo portato a casa da Novara in rimonta, il secondo perso malamente. Piccinini, Barsch e Nizetic, subentrata nel secondo set, mettono insieme 4 punti appena in 2 set, e se Carlini fatica a trovare il gioco al centro perché la ricezione la sorregge poco, diventa una partita complicata contro una Lardini che spinge forte con il servizio e si fa sentire a muro. 5 vincenti contro 1 nei primi 2 parziali. Barbolini, che deve rinunciare a Celeste Plac, tenuta precauzionalmente a riposo per un risentimento al collaterale del ginocchio, cerca di mantenere la serenità di squadra anche quando il servizio proprio non va. 16 errori alla fine, 6 di Velkovic, ma trova la quadratura rimettendo in campo Barsch e ritrovando un po' di efficacia tra muro e difesa con Sanson, che dà vita ad una bellissima sfida nella sfida con la leggenda Cardullo. La Lardini regge fino a quando non va a fuori giri con il servizio e l'attacco nel tentativo di reggere l'accelerazione della Igor, che va a chiudere 3-1.